Qui è bellissimo. Sono contenta di essere venuta. Il fuoristrada è qui da 20 anni. Questa sedia mi sta spezzando la schiena. La cassa è chiusa, ma non del tutto inapribile. Il ponte è prevedibilmente cedevole. Questi precipizi rendono giustizia al senso di vertigine. Un piede di porco. Lo conservo per Natale. Le liane hanno coperto tutto. È impossibile da aprire. Lascia perdere. Si sono aperti un po'. Forza, forza. Ancora impossibile da aprire. Barcolla come Joel Tatum dopo troppe birre. Questo pezzo di legno potrebbe essere utile. Un pezzo inservibile dell'equipaggiamento di un vecchio fuoristrada. Un altro passo e sono pronta per l'obitorio. Sono riuscita a infilare la trave sotto la sedia. Andiamo. Le guardie ronfano come ghie. Se questi simboli non sono una specie di indizio, ho sbagliato lavoro. Nonostante tutto, eccomi, nessun segno del campo di 20 anni fa. Respirare si fa sempre più difficile. I simboli sono anche qui.
Odora come le mutande di una mummia. Deve essere una tomba. Bene, suppongo che questa sia la tomba di Reyes. Una serratura robusta. Come ricordavo, quei cancelli danno sulle cripte. Come ricordavo, quei cancelli danno... Una serratura robusta. Opera di un giovane e dinamico autore. Piramidi a graduni. Quelli sono anche qui. Sto sudando come un mulo. Non c'è una doccia qui. Francamente, non saprei cosa farmene. Quindi, una serratura robusta. Non so perché, ma mi sento delusa. Cosa mi aspettavo di trovare qui? Un tesoro? La lama di questa spada non è completamente arrugginita. Uno sciame di mosche amazzoniche affamate. Guarda questo mostro. Sembra che voglia intrappolarmi nella sua rete. Imbecille. Ho fatto tutta la strada spinta solo dall'entusiasmo. Ci sono dipinti rovinati sui muri. La tinta ha avuto la meglio sul caldo e sull'umidità. Molto semplicemente, dobbiamo creare un'atmosfera intellettuale se vogliamo avere successo. Non è facile lavorare in tranquillità con gli indigeni alle calcagna. Esattamente. E per questo non porteremo via i tesori da qui. Quindi è meglio che te lo scordi per ora. Tutte le nostre scoperte sono un'eredità culturale non solo di quegli indigeni, ma di tutto il Perù. Perù? Qui non stiamo parlando del Perù, professore. Qui stiamo parlando di non doverci mai più preoccupare di avere sovvenzioni. Non starai suggerendo il contrabbando, vero? Sto suggerendo decenni di ricerche senza problemi. I soldi arriveranno, Bill, non ti preoccupare. La città stessa è già una scoperta straordinaria. Solo per lei, professore. I nomi dei nostri ragazzi non significano niente, né ora né tra 20 anni.
Bill, questa è demagogia. Sai che uno status onorevole nel mondo scientifico lo si raggiunge solo dopo anni di duro lavoro. Forse non vogliono aspettare così a lungo? Vogliamo provare a chiederglielo? Ridicolo. Inoltre gli indigeni non ci lascerebbero mai portare via il tesoro. Hanno sorvegliato questa città per generazioni. Nessuno dei conquistadores che ha raggiunto questo posto è mai tornato, vero? Altrimenti non sapremmo neanche della sua esistenza. Incredibile. Un aeroplano nel cuore della giungla. Un altro esploratore sperduto. Un'altra pila di ciarpame utile. Le teche di vetro tradizionali sono popolari anche nella giungla. Non ho paura di mettermi ai comandi. È come irrigare i campi giù a casa. Non so se a Don Diego piacerebbe sapere che le mosche ingrassano qui. Beh, non era poi tanto male. Un oggetto molto utile. Questo imbuto è stato qui per anni. È ora di vedere che c'è dentro. Beh, non era poi tanto male. Le pregavo di andare a cercare aiuto. Ho convinto Alice che devo rimanere qui, nel caso in cui torni in Warren. Spero che l'India non si vendichino su di me. Ho chiesto a Noel un orologio. Il mio è rotto. Non voglio perdere la cognizione del tempo. Le mie orecchie captano ogni rumore che arriva dagli indio. Sembrano più agitati del solito. Hanno attaccato il campo esterno. All'improvviso, la quiete della giungla venne rotta dal suono di musica rock. Che esperienza surreale. Avranno dovuto trovare la radio. Probabilmente sarà la prima volta che questa giungla ha sentito della musica. Come il paradiso in terra. Mi vien voglia di morire. Spero che decidano di entrare qui, perché non penso di avere abbastanza forza per strisciare fuori da loro. Questa cosa ha bisogno di una controllata.
Un ragno ben nutrito è un ragno contento. In un clima così, l'acqua evapora velocemente. Questa cosa ha bisogno di una controllata. Questo è un filtro dell'aria. Tornerà a succhiare aria pulita adesso. La batteria dovrebbe ricaricarsi in volo.